siticulosa Apulia. Una Puglia assetata. Era questa l'immagine che il poeta latino Orazio, tra il serio e il faceto, dava dell'antica Daunia al suo ricco amico Mecenate. Un'immagine tanto chiara quanto eloquente. La grande arsura dei mesi più caldi letteralmente assetava questi territori, rimarcando la scarsità delle riserve idriche e le difficoltà incontrate dalle popolazioni locali nell'approvvigionarsi d'acqua. In realtà, chi conosce il territorio del promontorio Garganico sa bene che tale descrizione non rende giustizia a questo particolare lembo di terra. Per una precisazione ufficiale è stato però necessario attendere molto tempo, arrivando sino all'inizio del XIX secolo. Fu solo nel 1806 che il frate francescano Michelangelo Manicone, intento a descrivere il territorio pugliese nella sua Fisica Appula, precisò che siticulosa era solo l'area meridionale del Gargano, caratterizzata dalla presenza di numerosi pozzi che non garantivano una riserva d'acqua costante durante tutto il corso dell'anno. Tutt'altro discorso riguardava invece la parte settentrionale del promontorio, della quale Manicone descrisse gli abbondanti corsi d'acqua dalle sponde verdeggianti che servivano al funzionamento dei numerosi mulini sparsi sul vasto territorio. Oggi di quei mulini non rimane molto più che suggestivi ruderi, testimonianze silenziose che ricordano ai turisti e agli abitanti del luogo un passato in attesa solo di essere riscoperto. Studi più recenti hanno approfondito le differenze notate dal frate francescano, distinguendo il territorio del promontorio Garganico in quattro aree principali. Una prima zona, rappresentata dall'altopiano centrale, è contraddistinta dall'abbondante presenza di importanti fenomeni carsici di superficie, come solchi e doline, ma anche grotte, grave e inghiottitoi nel sottosuolo. Più a sud si estende la regione dei terrazzi meridionali, modellata da ripidi versanti e da imponenti valloni ricchi di grotte. Il versante orientale è invece scavato dall'attività del denso reticolo idrografico presente in tutta la zona. Infine c'è la regione nord-occidentale, anche questa caratterizzata da terrazzi sui quali si riscontrano sia fenomeni erosivi di origine carsica, sia vari solchi simili a quelli presenti nel versante orientale. Sono numerosi gli studiosi che ormai concordano sulla presenza nel Gargano di due distinte falde acquifere, denominate semplicemente falda principale e falda secondaria. La falda principale si estende su tutto il promontorio e ha come livello di base l'orizzonte marino, mentre la secondaria è presente nel territorio di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico. Sono inoltre presenti, distribuite per il promontorio, falde più superficiali, di portata debole e incostante. Tipici affioramenti di queste falde sono i caratteristici cutini, conche naturali di terreno impermeabile che nelle stagioni più piovose offrono agli animali selvatici dei graditi abbeveratoi. Talvolta i cutini, incontrando l'ingegno umano, vengono protetti costruendovi intorno dei bordi di pietra. Questa pratica li rende simili a piccoli pozzi, regalando agli occhi dei turisti scorci suggestivi come nel caso, ad esempio, della dolina Cento Pozzi, seconda per dimensioni solo alla dolina Pozzatina. Il nome le deriva dalle decine di pozzi creati dall'uomo per la raccolta dell'acqua. Questa dolina è stata nel corso degli anni oggetto di importanti restauri e opere di recupero ed è oggi un'interessante meta per escursioni e passeggiate nella natura. Benché l'azione dell'acqua sia per lo più sotterranea, silenziosa e invisibile, essa modella l'intero territorio, regalando al Gargano un aspetto tanto caratteristico quanto suggestivo. Ecco quindi che si mostra agli occhi dei visitatori un paesaggio modellato dal lento filtrare dell'acqua tra il suolo e le rocce, forme curiose e doline, picchi e valloni dai bordi scoscesi. Le differenti possibilità dell'acqua di modellare il territorio sono proprio dovute alla diversa permeabilità delle rocce. È questo fattore a determinare da una stagione all'altra e da un territorio all'altro la ripartizione dell'acqua piovana. Essa può divenire acqua di infiltrazione, che penetra a fondo nel terreno e alimenta le falde acquifere, acqua di ruscellamento, che scorre tra il suolo e le rocce, e acqua di evaporazione, che non potendo filtrare nel terreno, appunto, evapora. Le popolazioni del luogo hanno edificato nel corso dei secoli fonti e lavatoi,
per condividere le preziose risorse idriche sia tra i membri della comunità che tra gli animali al pascolo. La sensibilità per le riserve d'acqua è giunta quasi ad assumere i caratteri di un culto, tanto da portare gli abitanti del luogo a edificare veri e propri santuari per l'acqua. Come la piccola chiesa seicentesca di Santa Maria Pura, situata appena fuori le antiche mura di Vico del Gargano. La chiesa è posta a guardia di un corso d'acqua dal quale ha origine la Sciatizza, uno tra i pochi corsi d'acqua permanenti. Sembra però che il nome della chiesa non sia tanto legato alla purezza delle acque che custodisce, quanto all'usanza di seppellirvi nei pressi le vergini e i bambini, così come riportato dal Libro dei Defunti, conservato nella chiesa madre. Vicino alla chiesa si erge una costruzione isolata e silenziosa. Si tratta di un lavatoio, ancora in buono stato, utilizzato fino a non molto tempo fa come luogo dove le donne si ritrovavano per raccogliere l'acqua e lavare i panni. L'acqua fuoriusciva copiosa da un abbeveratoio posto lì vicino e riempiva le vasche del lavatoio, all'interno del quale erano disposti numerosi rubinetti. Un altro esempio di chiesa posta nelle vicinanze di una sorgente ci giunge da ciò che rimane di San Nicola de Lauris, vicino alla sorgente di Lauro, che alimentava anche uno dei mulini del Gargano. La sorgente Lauro è in diretta comunicazione con l'inghiottitoio di Forino, un chiaro esempio dei fenomeni carsici presenti sul territorio. Le sorgenti del Gargano, oltre ad avere uno stretto rapporto con le comunità che hanno abitato fin da tempi antichissimi il promontorio, costituiscono dei preziosi habitat in cui la natura ha potuto ritagliarsi uno spazio unico e sorprendentemente vario. Attorno ai corsi d'acqua e nelle zone in cui il terreno è maggiormente irrorato, una vegetazione lussureggiante mantiene al suo interno un'importante biodiversità, ospitando sia piante che animali strettamente legati al territorio garganico, come la diffusa cannuccia palustre e lo spinarello, un piccolo pesce famoso per la particolarità del nido che costruisce per la deposizione delle uova. L'importanza delle acque di fonte è testimoniata dal suo uso continuativo nei secoli, che perdura anche oggi, con dinamiche immutate. Nei pressi di Vico del Gargano sgorgano le acque purissime delle sorgenti Canneto, Chilci e Maddalena, ancora oggi meta sia per turisti che per i residenti del luogo. Di recente gli studiosi hanno notato che nonostante il promontorio del Gargano sia piuttosto isolato da un punto di vista geografico, molte specie presenti in questi territori sono anche diffuse in altre zone dell'Europa continentale. Questo dato può essere interpretato come un'importante testimonianza degli antichi corridoi ecologici e delle grandi migrazioni dovute alla glaciazione, e ci aiuta a considerare il promontorio del Gargano un vero e proprio scrigno di vita e di biodiversità, parte integrante del patrimonio naturale europeo, ma unico nel suo genere.